Ciao carissimi, in questo nuovo video andremo a parlare di nobiltà e pregiudizi e pensando a queste due parole mi viene in mente Mirandolina, la locandiera che è stata corteggiata sia da un conte che da un marchese, ma era promessa sposa a un cameriere. E diciamo che se io fossi lei, scegliendo con la testa e il cuore, come si suol dire, avrei preferito il cameriere, ma non per niente, anche perché mettendomi con diciamo, gente valorosa, poi devo stare sotto gli occhi della corte e chi me lo fa fare. Parlando del blu, è stato da sempre tra i colori più scelti, come del verde, bianco e rosso. Pensate che i teologi davano molta importanza ai colori e non vedevano di buon occhio quelli troppo vivaci perché distraevano i cristiani dalle funzioni religiose. A quei tempi chi vestiva di blu poteva sembrare leale, ma anche stupido. Il verde è il colore della giovinezza, ma anche dell'avarizia e infedeltà. Invece il rosso denota coraggio, ma anche propensione al male. E diciamo gli unici colori in difetto qua erano sia il nero che il bianco, e indossando quei colori potevi attirare la mala sorte. Ritornando al blu, era diventato il colore per antonomasia e veniva ricavato da una pianta, detta Isatus tinctura, invece il rosso dalla robbia. Il sangue reale è detto blu, perché chi era pallido denotava grazia e splendore. Diversamente, adesso quando vediamo qualcuno che è bianco come una mozzarella pensiamo ma naturalmente non avrà abbastanza melanina. I colori più odiati dagli europei erano sia il giallo che il marrone. E pensando un po' che in alcuni quadri Giuda è stato raffigurato con una veste gialla, proprio perché è stato da sempre definito un traditore per quello che ha fatto a Gesù. Anche il nero è stato ritenuto negativo. E il maestro che ne ha più fatto uso è stato Caravaggio. Infatti le sue figure emergono dall'oscurità e vengono contornate da poca luce. Cosa si intende?